Comunque, stasera siamo al Konnichiwa. Al chiuchi. Grazie. Mettiamo qua. Allora, questo ristorante noi ci siamo già stati e a noi piace tantissimo. Allora, menù cena. E c'è un sacco di roba che possiamo scegliere. Scegli tu, amore. No, allora, Non lo c'è. so, Sì. cioè, non ci sto Tu capendo. sai già che io. Come si chiama? Dici tu. Allora, a me piacciono il 76. Aspetta, che vediamo se. No, quelli fritti sono pochi sempre, né? Sì. Fai 76. due. Osumaki. Sì, che sono quelli fritti, sono buonissimi con il Due. Philadelphia, sì. Due di Osumaki. Questi sono buonissimi e anche i Maki ci piacciono, sempre quelli fritti. Quali sono? Maki, il 75. Due. Poi cos'è che vuoi? Ci sono Salmone? quelli. Allora, il salmone sono di qua. Quello che piace a te è. Aspetta, Fietoli, che pesce si sciolto, gira. cipolla. Quello, ah, i gamberi li vuoi, i gamberoni, amore? Sì. 143, facciamo due sempre. 143 Cioè, è2 buonissimo qua. Ma mi piace un sacco, anche quando veniamo con i bambini, anche loro li adorano. gamberoni, 143 142 filetto di salmone. Sì, ma è quello cotto. Lo vuoi cotto? Se no c'è il salmone, quello che prendi sempre tu crudo, Allora 122. 142 1 143 gamberoni li hai presi? Poi 143 gamberoni, 142 filetti di salmone. c'è il 122 che a te piace tanto, il salmone quello crudo, fanne due. Ne 122. assaggio un pochino anch'io, dai. Poi c'era, se non mi ricordo quale era, questi qua con le patate, gamberi e patate, eccolo qua, il 112, che sono buonissimi. Ura e E bitem. bitten. E poi vediamo, dai. Ecco, questa è la stanzina che noi abbiamo chiesto. Qua volendo si può chiudere. Noi di solito prendiamo sempre la stanzina anche quando veniamo con i bimbi, così almeno Così non loro c'è hanno. nessuno che la Sì, cattura. loro hanno lo spazio qua dietro. C'è Abbiamo un sacco di ubriaco. spazio. Guardate, vi faccio vedere. Praticamente qua c'è un buco dove siamo, dove ci si siede. Ci Non sono sono questi, qua eccoli qua. sotto. Non Che erano cosa? questi qui? Osumaki. Sì, quali sono quelli fritti che hai ordinato? Comunque è così, carinissimo. Questo è per tre persone, due o tre persone, perché qua poi c'è il muro. Invece quello che prendiamo di solito è per quattro e ai bimbi piace tantissimo, vero amore? No, è vero qua. Poi Vero? non c'è nessuno come piace a me. Esatto, come piace a noi. E poi si mangia benissimo. Qua è il fuori, guardate, pulitissimo anche il bagno. Noi quando andiamo in bagno anche per i bimbi è veramente pulito, ordinato sempre. E sono sempre gentilissimi qua. E non c'è nessuno che rompe le scatole. Esatto, Cosa? soprattutto quello. Esatto, la composizione qua. Questo qua è il salmone crudo, è buonissimo. Bellissimo, eh. Vai, Posso? assaggiamo. Hola. Tenta non sporcarti, eh. Com'è? Buono, eh. Buono. Questo di solito lo mangi te, ma stasera lo mangio anch'io. Mamma, sono arrivate delle. Mamma, un cavolo qua in parte che continuano a urlare come delle galline. Non so se sentite. Mamma, che buono. Guardate, è tagliato grosso e Ma per me buonissimo. qualcuno ti sta maledendo perché se guarda il video che stai mangiando. Anche io quando guardo quelli degli altri. Che buono! Cavolo, buonissimo! Questa cosa secondo te che verdura è? Non lo so, però è buona. La mangio io.
È buona, croccante, arriva altra roba. Già vedere cosa è arrivato. Ma tutto devi registrare. Più o meno. Uno io e uno te. Grazie. Mamma che buono, adesso ne prendiamo ancora. Vediamo se riesco a litigare con le bacchette. Che buono questo. Grazie. Posso portare via questo? Sì, grazie. Questo? Quello con i gamberi e le patate. Che buono. Senti che profumo di arancia. Questo è croccante. Che buono. L'unica cosa che c'è la luce, andiamo a girare di là. No. È salvato questo. No. Sto mangiando questo. Non posso fare la lingua. Senta. Che buono. Tutto buonissimo qua. Nel frattempo ho fatto un sacco di roba tutte insieme. Sono buonissime. Mamma, questo qua che continua a urlare così. Io poi sono. Vado là, rimetto la mela in bocca. Che buono, caldo. Che spettacolare. Vuoi amore? Sì, grazie. Questo è certo, questo non mi ricordo. No, no. È tuo quello di salmone. Mamma mia. Grazie. Grazie. Questi sono gli altri fritti. Ascolta, appoggiamolo lì. Quindi se riesco. Ok. Provetto nel piatto, amore. Uno, due, tre, perché sono sei, quindi sono tre a testa, va bene? È croccantissimo, è buonissimo. Eravamo qua tranquilli, avevamo appena detto, né amore? Però, vabbè. Ok, dai. E volendo, posso anche chiudere se voglio. Gamberone fritto in tempura. È caldissimo. Cotta. Questi non li ho mangiati, sono buonissimi. Mm.
Posto il telefono col piatto. Vuoi questo? Fai bene, non tiro il giù adesso, più o meno. Sì, infatti. Per il basso lì va bene? Anche questi qua fritti sono buonissimi, però sono enormi, quindi adesso ci andrà messo in bocca tutto in un boccone, ma questo faccio fatica. E io ho le mani. Non ti prego i gamberoni. Ma ti ha risposto lei, Riccardo? Cosa, non lo cosa so, devo guardare. Cosa vuole fare? Devo guardare WhatsApp. Questo è un altro con i gamberi. Grazie. Un po' così però. Oh, cura. Buono quello. È buonissimo. Gamberoni li mangiamo così perché io non riesco a pulirli con le bacchette, quindi mi dispiace, li pulisco con le mani. Ricordati di dire sì sì, ecco la che comincia il singhiozzo. Buoni. Dopo controlliamo se deve arrivare ancora qualcosa. Non penso. Anche l'ultima volta no, non penso, eh. Abbiamo ordinato altra roba. È arrivata ancora quella che avevamo ordinato prima. Sì, grazie, sì. Ce la fai? Grazie. Vuoi ancora uno per uno? Fai tu, li appoggi qua. Non mi piace. Quelli lì in tempura, i gamberoni in tempura no. Così tutto è. Così. Non già brutti va un po' di pasta, amore? Sono morti dentro, non mi piacciono. Oh, vai. Quelli li assaggiati? Questi, amore. Questi sono buonissimi. Con la salsa d'anguilla. E ne ho ancora. Sono tanti, eh. Riesci? Stai rigirando? Sì. Questa però anche io la mangio con la forchetta, sennò rischio di sporcarmi. È calda? Scotta? Sì. Scotta? No, scotta no. È calda. È buona. Questa qua grossa mi piace un sacco, eh? Questo tipo di pasta qua grossa, grossa, mi piace tantissimo. Mm.
Facciamo il secondo giro, il mio amore è caldo e io sto gelandoci i piedi freddi gelati. Qua abbiamo finito tutto, abbiamo finito anche la salsa di soia. Finita, noi sempre la finiamo. Qua abbiamo ancora un po' di gamberoni e carote in tempura. Tutta roba tua quella, Tutta roba per me, perché a mio amore non piacciono. Trovato? Cosa vuoi tu? Il disturbatore. Sì, perché volevo parlare, lui mi ha detto adesso io disturbo. Allora, adesso facciamo il secondo giro, sono venuti adesso a prendere il bigliettino. Cos'è che ho preso io? L'edamame, che adoro, mi piacciono un sacco. L'edamame e la zuppa di miso. Hai mangiato la mamma? Lui ha preso ancora salmone, che qualche fettina glielo ruberò anch'io. Hai mangiato la mamma? Ma smettila. E poi cosa? Gamberone ancora, hai preso la pasta di nuovo, poi... Cos'è che hai preso? Grazie. Non lo so. Mi ero avvicinata troppo. Eh? Ho fatto. Mi ero avvicinata troppo. Maremma. Mi vedono in tutta la mia bellezza. Non lo so. Poi cosa che... Ma perché non l'ho mangiato? Hai preso ancora qualcosa? Non mi ricordo. E dopo guardiamo. È arrivata la mia zuppetta di miso. La zuppetta della nonna. Così mi scaldo, mamma, io la adoro. Ha un profumo e gli edamame, che sono buonissimi. Sto guardando se ce n'è già uno aperto in giro da solo, solitario. No. Eccolo. Sono buonissimi, sono come dei fagioli. Buonissimo. Ma questa sera... No. Stupidino. Mangiamo la zuppa di miso che ci scalda, ma mi sa che è bollente. Buona. Ci vorrebbe qua la Giorgia con gli edamame, li adora anche lei. Invece stasera la Giorgia è dalla sua amica Eli a dormire e Mauro dalla nonna. Una volta ogni tanto. Una volta ogni tanto siamo senza figli. Sì, mamma mia. Grazie. Guarda i tuoi gamberoni. Vuoi? No, grazie. Questo non te lo do. Dio mio. Ti do un po' cosa. E da mamma. Smettila. Sto registrando. Tanto non ci sente nessuno, Ma dobbiamo provare qua, beh. Ma è duro portare a casa la pappa. Mettila. Mettila che devo spingere. Inizio le sporcacciate. Non è cominciato, non è ancora cominciato. È ripartita la gallina. Anche perché ancora no, io la parte era loca. Ogni volta che ride. Fa, po. No. È vero? No. Vediamo se comincia che mi faccia sentire. No. Dai. Scusa, potresti ridere ancora. Ma papà ecco, dai, mi è caduto un siluro. Mm-hmm.
voli assaggiare? No. Grazie. Comunque sono contenta che abbiano aperto questo ristorante qua da noi. Sì, perché è fuori casa. È proprio qua fuori casa nostra. In 2 minuti siamo qua neanche. Mi è caduta le banane. Ti è caduta la banana. Le banane, smettila! Mamma mia, mamma. Non ti risponde neanche. Dopo, finito qua, a casa, Netflix, ci guardiamo un film dell'orno. Va? Ti va a film dell'orno? Eh sì, che non hai bevuto, porcaccia miseria. Un film dell'orno. Oppure un film, c'è la professoressa. Qualcosa di divertente. Horror. Quelle con Adam Sandler si chiama? Quello che no, piace no, a me? Horror. Ma piace un sacco i suoi film. Horror. È bravissimo, mi fa sempre ridere tanto. No. Ma dai, cioè anche l'ultimo che abbiamo guardato è bellissimo. Ore 9 comincia il film, ore 9 e 2 minuti dorme. No, ore 9 inizia il film, ore 8 e 59 io dormo. Non lo faccio apposta. Grazie. Sono arrivati gli spaghetti. Di Taz. Wasabi. Perché non so se l'ho detto ancora nei video che noi ti chiamiamo Taz. Non so. Cioè, ho iniziato io a chiamarlo Taz. Perché quando l'ho conosciuto in macchina portava sempre smettila. Aveva un Taz grande. Allora io ho iniziato a chiamarlo Taz. Era un passeggero in macchina praticamente. Anche i miei ogni tanto lo chiamano Taz, mia sorella. Anche la Giorgia quando era piccola, papà Taz ti chiamava, ti ricordi? Yeah. Ormai anche i nostri amici qui, tanti li chiamano Taz. Tasmania, il diavolo è quella Tasmania. È il mio amore. C'era un... La buca c'è. Guarda così quando mangi. Più o meno. Amore, io ti amo anche per quello, Che buono. Smettila. Però smettila, tutte le volte smettila, no? Più da prima. Che buono! Che buoni. Adesso si sarà raffreddato un po' la zuppa. No. Le altre. Basta, vero? Ho preso spaghetti. Io voglio il gelato perché qua c'è il gelato di riso, che è buonissimo. Cos'è? È impossibile che ci sia l'Erdamme, dov'è? Edamme. Edamame, sono l'Erdamme. No, ma c'è. Spiedini? No, gamberoni, filetto e salmone. Davvero, io quando prima di sposare non lo sapevo che fosse così. Non me l'avevano detto. Anche a me. Però mi sono accontentato. La nonnina. La zuppa del... Ma è erotica. Si dice così. Si dice prudi. Afrodisiaca. Non so se avete sentito, ma mi ha chiesto se la zuppa è erotica. Magari ti risveglia. No, dopo il bel brodino vado a Anna. Ecco. Se ti fa effetto te la compro. Ti compro quintali. Gli chiedo loro se arrivano col camion alla casa. Aiuto. Rischio di sputare tutto, dai, smettila. Non mi sputare addosso. Smettila.
Che cos'è? Non riesco. Devo guardarmi, vai avanti a mangiare. Ma sono qua io e te, cosa guardo? Il muro? Il piatto, la tua pasta. Ah, bello. Faccio un bel discorso. Faccio un bel discorso con la pasta. Addosso. Se no ti punto addosso. Oh, cioè. Adesso sputi adesso. Aiuto. È la prima volta che ho caldo qua. Sì, di cortese, qua gelo. Se per caso sputi, girati di là. Ti ho avviso prima? Alza. Sputo, aspetta. Alza la mano. E io capisco. Sto piangendo. Mi passi i fazzoletti. È la salsa erotica che ti fa piangere. No, è te che mi fai ridere. Grazie. 10 euro. Mamma mia, non ce la faccio più. Oh. Che sennò sembro un panda. Adà. 4x4. Sì, 4x4. Te l'ho detto, sembro una panda. Aiuto, non ce la faccio più. Mamma mia. Mamma mia, che caldo. Tieni su il citofono, mi sto prendo il citofono. C'è proprio il mio dittone davanti all'obiettivo. Non spacca subito. Che mal di schiena. Mangio la zuppa del casale, va. Ma mi sa che qua è tutto da tagliare. Ma c'è dentro un nonno lì con la zuppa lì. Non c'è Truvino, secondo me. No, per me non è zuppa di miso, ma è zuppa di vino. Ciao. Però è buona. Ti ricordi quella sera che sono andata con mia sorella, che Mauro ha fatto gli spaghetti col vino? Che poi abbiamo giocato a carte a scala 40. Mauro è mio cognato, siamo andati da loro a cena una sera, ma ciao, una vita fa, parlo di una vita fa davvero, perché abitavano ancora all'altra casa, e lui aveva preparato degli spaghetti con vino rosso buonissimi, e poi abbiamo giocato a carte a scala 40. Poi a me e mia sorella abbiamo iniziato a ridere, ti ricordi? Avevamo i lacrimoni, non so se era per il vino, forse avevamo la stupidera, eravate ubriache, sì. Ma ha fatto effetto solo noi, a noi e voi no. Però era buona, è bravo a cucinare Mauro. Avevamo fatto il riso, avevamo bevuto la bottiglietta io e lui, eravamo il riso perfetti. Era la pasta e pasta, riso, perché l'è questo, grazie mille, grazie. Aveva aperto il filo, se non sbaglio. Ma per me era la pasta, non era il riso. Non era... Era riso, dici? No. Mi sembra riso. Non so. Io comunque adesso voglio gelato di riso. Sì, 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 per rinfrescare un po'. Posso perché rispondere? Perché sto morendo di caldo, no. Non dire niente. Dai, posso rispondere? No. Che cosa? Vai, me la metti sul piatto d'argento. No, io ho detto che voglio il gelato di riso perché è buonissimo. Devo finire di mangiare questi, che non sono per niente salati, e ora li metto nella salsa di soia. Qua. Ogni volta lo faccio. Non ce la faccio più forte di me. Mi sono scappati poi dalla... Posso risponderti a quello di prima? Con la salsa dei soldi sono buoni. No. Dai. No. Dai.
Dai. No, perché conosco i miei pulli e non so cosa potresti dire. Basta, io sono vuoto. Sei vuoto? Sì. Ordina ancora qualcosa allora. Ti serve la penna? No. L'arbitro qui. Ho suonato? Dai. Salutiamo. Dai, che adesso direi che possiamo anche salutare. Allora così dopo posso rispondere. Dai. No, ma era più bello se rispondevo lì. Dal Konnichiwa vi salutiamo. Che è? Vi mandiamo un grosso dal Konnichiwa, dove siamo a cena, no? Sembra il coniglio. Konnichiwa, vi salutiamo. Saluta. Devo mandargli anche il bacio? Sì, manda il bacio. Manda il bacio. Dai, manda il bacio. Sembravo uno senza denti, senza denti. Eccoli senza denti. No, che facevo così nel film? Antonio Banese nel Pesce d'acqua dolce. No. Non mi ricordo, quando faceva... Quello che si chiama il non cacamo. Ma è quello dei CD underground? Quello che è quando faceva quello che vende i CD entra nel negozio e gli chiede vorrei un Q-disc bellissimo underground bellissimo. No, vorrei un Q-disc sostanzialmente underground e con questa vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio e alla prossima, ciao ciao.